Allora ragazzi, nuovo video di giornata, io sono Lello Colpogobbo, qui con me Camillo De Michelis. Ci ho provato, il Gotti. Ha provato l'imitazione, guarda, la fa molto meglio la tua, Corvo. Non avevo dubbi che quello là diceva una roba simile. Allora, sono con Corvo e con De Michelis. Ciao ragazzi. Ciao Lello. Oggi è un po' più chill come mattinata. Perché il pomeriggio sarà stronzo. Perché il pomeriggio e sera c'è da farsi il segno della croce da quanti contenuti, da quanti collegamenti dovrete fare. Perché oggi ragazzi, il primo vero test di Thiago Motta qui a Norimberga, contro il Norimberga appunto, squadra che milita in Bundes B, squadra allenata da Miroslav Klose, per cui vecchia conoscenza del nostro campionato. Ecco, è inutile fare un contenuto sulla formazione, ma vi chiedo che cosa vi aspettate, perché se tiriamo a sorte facciamo un'estrazione di nomi, forse abbiamo un po' sì, di probabilità di prenderlo. Probabilmente, esattamente, possiamo sicuramente trovare nomi più funzionali. Cosa mi aspetto? Mi aspetto una Juve ancora molto imballata. Oggi leggevo anche il calendario del Norimberga, inizia il 3 agosto la stagione, quindi per dire una banalità, no? Dopodomani, sostanzialmente l'ultima amichevole prima del debutto in Bundesliga, che non si dice due ovviamente in tedesco, però mi aspetto una differenza sostanziale tra le due squadre dal punto di vista atletico, e anche questo può incidere tanto. È chiaro che nessuno guarderà il risultato, però può anche darci più che altro delle indicazioni dal punto di vista tattico, perché dalle parole abbiamo ricavato poco. È tutto difficile, io devo dire. abbiamo un mostro dietro le quinte, è tutto difficile, quindi da questo punto di vista io credo che oggi possa essere una giornata storica, perché è la prima volta che guardiamo Anzici da vivo. Nessuno ha mai visto una partita di Azic, e quindi oggi possiamo vedere quantomeno delle cose di campo, che poi è sempre meglio, no? Guardare una partita bene piuttosto che 100 video, perché ci sono delle sfaccettature, poi magari riuscire a vederne più di una sarebbe ancora meglio, ecco, per dare un'analisi più attenta. Però l'esordio di Thiago sulla panchina della Juve, Azic, i ragazzi e poi qualcuno che deve far vedere di avere quella personalità in più. Sono d'accordo, anche perché secondo me oggi vedremo qualche peculiarità di questi nuovi, che abbiamo gran curiosità, come hai detto tu, i video anche su YouTube. Io credo che se facessero uno degli highlights della YouTuber League, anch'io sembro Il Tagliacucci. Il Tagliacucci è facile, cioè ti esalta tanto, non c'è mai l'errore in quel. Allora, Rudiger hai sparato alto, Sì, io sono alto. Che domenica. No, scherzo, perché non guardiamo gli errori. Però è chiaro che oggi cercheremo di vedere un po' tutto. Io ho il timore che questa Juve sia parecchio imballata sulle gambe, banalmente anche nella passeggiata. Una fatica a giocare. Anche le bici. È normale, vengono da una doppia seduta continua. Quindi l'altro giorno ho fatto quell'esibizione, ok, l'esibizione è tutto bello, divertente, fantastico per i tifosi, poi però fai le piramidi con i 400 metri e allora lì poi fai il lattato e hai problemi, no, magari di recupero, fatica, e oggi qualcuno si trascinerà, è normale, bisognerà capire, no, chi magari riesce a scaricare meglio, no, la fatica e chi magari no. Di solito quelli enormi, è una questione molto soggettiva, enormi, cioè, fanno un pochettino più fatica, no, perché muovono di più rispetto ad altri. Vedremo, ecco, non ho grande voglia di vedere il risultato, la partita, ho voglia di vedere l'idea, tre guizzi anche, cioè, esatto, quello per divertirci anche noi, dire va che bello dopo una settimana. L'idea sarà anche quella, però abbastanza sperimentale, no? Sì, ti dico, preferiscono vedere, ok, giochiamo dal portiere, bene, giochiamo 50 volte dal portiere, rischiamo di uscire basso, magari con una squadra che sta tre volte meglio di noi, però facciamo quei concetti lì, non cercare di magari vincere, ma non avere un concetto, ecco, portiamo avanti con l'idea che tanto questo risultato qua, chi se ne frega. Sì, cioè, anche perché noi abbiamo fatto un'operazione molto semplice, secondo me, abbiamo traslato il gioco del Bologna, l'abbiamo immaginato sulla Juve con i giocatori presi al mercato, con ciò che era già in rosa. Per me è un errore, perché è chiaro che i principi di gioco non cambiano,
ma cambiano i giocatori, cambiano le dinamiche, cambia anche il peso della maglia. È chiaro, parliamo di un amichevole, non ci aspettiamo grosse novità in quel senso, ma sarà fondamentale oggi capire che tracce abbiamo per arrivare a definire la nuova Juventus. Tante volte si chiede ai nuovi allenatori quanto tempo ci vuole per essere la Juventus di X o di Y. Secondo me è una domanda a tratti ingiusta, perché è fin da subito la Juventus del nuovo tecnico. È chiaro che, come tutte le cose, giocando, allenandosi, praticandosi, per dirla male, si migliora, si alza il livello e soprattutto si alza poi anche il grado di conoscenza tra le parti. E questo è un test per noi, per capire quale impostazione avrà la Juve, a prescindere dai moduli, dai sistemi di gioco, dai numeri, eccetera, eccetera, ma cosa sarà la Juve nelle intenzioni, e poi strada facendo capiremo se quelle intenzioni sono giuste oppure sono sbagliate. Anche partendo banalmente dal sistema di gioco, che c'è un grande enigma, tanti pensano, come hai detto tu, magari è un 4-2-3-1 di impostazione base, con ovviamente dei ruoli differenti. Abbiamo visto che lui alzava il centrale, di conseguenza si alzava il centrale di centrocampo, aveva un tipo di costruzione differente, e magari alla Juventus potrà sfruttare più gli esterni e passerà un 4-3-3, magari per liberare un po' i cavalli di un giocatore che può essere Yıldız, un eventuale altro esterno, non lo sappiamo ad oggi quale sarà la sua idea. I principi non cambieranno in quella che sarà la costruzione, come diceva Cami, eccetera. Però sarà bello vedere, come diceva lo stesso Cami, certe cose ripetute, perché sì, significa che su quelle cose, al di là delle gambe imballate, vorrà insistere anche durante la stagione, esatto, e quindi verranno riproposte. E poi sarà curioso anche comunque notare delle cose buttate là, perché spesso gli allenatori lo provano. Provate quella cosa e vuole vedere se c'è una buona riuscita. E poi magari ci tornerà in allenamento e insisterà anche su certi aspetti anche là. Ma sicuro? Guarda, ti faccio un esempio, no? Il Bologna è la squadra, lo scorso anno, che crossava meno. Perché? Che giocava senza punta. Sì, è un meraviglioso giocatore, straordinario, ma è un 10 utilizzato da 9. Perché crossare? Tanto Tese era fuori dall'area. Non occupi l'area di rigore, non hai nessun saltatore. Non hai niente. Questa Juve dovrà crossare, perché Vlahovic si è dimostrato una cosa nello scorso campionato rispetto alle prime stagioni in bianconero, e che di testa è diventato un fattore. Sì, è migliorato. Salerno, Frosinone, Bologna stesso, sono gol pesantissimi. E noi anche il gol annullato per un millimetro con l'Atalanta in Coppa Italia. Cioè, questi sono gol da attaccante forte di testa, noi dobbiamo iniziare a utilizzarlo. Sicuro vorrà anche più partecipazione da parte del centrocampo all'interno dell'area, perché sì, se Vlahovic è un fattore, sposta all'interno dell'area di rigore e ti può liberare anche lo spazio per chi ti arriva da dietro. Quindi anche un maggior accompagnamento a certe azioni. Gli anni scorsi facevamo fatica a riempire spesso l'area di rigore, cioè tu l'abitavi e speriamo che arrivi Vlahovic e che la butti dentro. Tant'è che tante volte con la doppia punta ne avevamo soltanto uno dentro l'area quando arrivavano sugli esterni per metterla dentro. Sì, è stato sicuramente un fattore. Secondo me anche gli inserimenti dei centrocampisti diventano un elemento chiave per questa squadra. Capiremo soprattutto, la curiosità, gli era stata chiesta anche in conferenza stampa a mister Thiago, chi giocherà sotto punta, se sarà 4-2-3-1, perché quello è un ruolo determinante per le dinamiche della Juve. E secondo me oggi sarà provato Fabio Miretti in quel ruolo. Rome l'ha detto tante volte che sicuramente sul mercato l'obiettivo primario è Cop Miners per quella zona di campo lì, però Fabio Miretti intanto ha rinnovato, ha avuto un investitore importante, come ha detto, non un contratto, una responsabilità. Un atto di responsabilità, e ragazzi, sono parole che pesano e inorgogliscono e caricano il giocatore che arriva da 2 anni, secondo me, di indubbia crescita. Poi può piacere o non piacere, però arriva il momento in cui deve dimostrare insomma di essere ad alto livello. Per me è già da Juve, ma deve dimostrare di essere qualcosina addirittura in più. Per specificare, in Italia un 2003, lo scorso anno, anzi un paio, hanno fatto la finale del campionato primavera, sì, che è una cosa drammatica. Poi ci chiediamo perché dall'under 20 poi non si fa più nulla nel nazionali, perché un 21enne gioca in primavera con un campionato non serve a niente. Cioè, che si chiami under 20. Esatto, quindi in questo caso Miretti ha già quasi 100 presenze alla Juve. 100 presenze non le fai per caso.
Oltretutto, ragazzi, comunque ci sono state anche squadre interessate a lui, ma la Juve non ha risposto, non ha aperto minimamente all'eventuale cessione. C'era una possibilità di prestito, ma mai a titolo definitivo. Però aggiungo anche, voglio vedere una cosa, ragazzi, perché questo è il suo anno dove si gioca tutto, un po' di cazzimma da parte di Locatelli. Cazzimma per la mancata convocazione. Voglia di pensare in verticale, voglia di riprendersi un posto importante nel calcio che conta. Quindi da lui mi aspetto, almeno dal punto di vista caratteriale, il quella è la chiave, Lello, quella è la chiave. Per il gioco di Thiago Motta, quello è un ruolo delicatissimo, perché tu l'uscita palla non la fai sui difensori, la fai su di lui. Lui andrà a prendersi la palla quasi da ultimo uomo. Quindi lì la palla pesa. L'errore, la verticale, il gioco in basso come faceva Freuler, no? Passaggi a due metri, nello stretto, quando magari verrai pressato, devi saperli fare. Devi rischiare. È un gioco che porta al rischio. Infatti, il concetto importante è la fiducia. Devi cercare di creare nei tuoi giocatori la fiducia nei propri mezzi, per cercare di permettere di fargli giocare il pallone così. Anche in situazioni delicate, perché un attimo, far sbagliare i tempi di pressione alla squadra avversaria è la chiave per diventare pericoloso in avanti. Soprattutto per il mercato che sta venendo fuori. Perché se tu vuoi prendere un Adeyemi, quel gioco da dietro deve essere perfetto, perché tu devi liberare la corsa. Deve essere chiaro, però lui lo deve fare. Perché se poi al primo errore, al primo magari sbaglio grave, non può andare in paranoia, non può andare in paranoia. Vuoi togliere, come è successo lo scorso anno, all'intera squadra, alla prima mazzata, Sassuolo, di nuovo sei tornato tutti dietro la linea della palla, allora lì sbagli. Allora lì non dimostri di avere la personalità. Lui deve cercare di continuare a giocare, ma è esattamente quell'idea. Quindi, che stiamo portando avanti. Trasmettere concetti, instillare la fiducia e l'autoconsapevolezza del proprio valore ai singoli giocatori che fanno parte di quel contesto. Sì, infatti io credo che Motta in questi giorni stia prevalentemente lavorando sulla fiducia, sulla mentalità che è mancata l'anno scorso, no? Cami parlava del crollo al primo errore, dato che sarà una Juve di rischio, io mi aspetto anche una Juve che possa assorbire meglio eventuali errori, perché capiteranno, perché è umano, perché è inevitabile, quindi da lì resettare e ripartire. Su Locatelli io non sono d'accordo, onestamente, secondo me lui ha mostrato carattere, che è diverso dalla persona. No, la giusta reazione dopo il no alla nazionale, intendevo quello. Sì. No? Il saper reagire, di non saper, cioè di non scoraggiarsi. Certo, certo. Però sicuramente non ha vissuto bene tutto quello che, no, che è successo anche prima, l'anno scorso, tutte le critiche che sono arrivate. È un giocatore che non ha più alibi, perché il grosso, esatto, alibi era il gioco di Allegri. Adesso lui deve alzarsi sui pedali, è una frase che adesso, e andare avanti e dimostrare di essere il giocatore che aveva immaginato la Juventus quando l'ha acquistato, cioè di palleggio, di corsa, non solo di ringhiare, insomma, andare a recuperare palloni, giocare sulle palle sporche. Deve essere un giocatore a tutto tondo. Difficile. Molto dura. Difficile. Però sono d'accordo con Cri. Lui lo scorso anno ha pagato la cauzione per tutti. Lo sviluppo del gioco era inesistente, l'idea non c'era, la colpa era di Locatelli. Però ragazzi, se guardiamo il centrocampo, Rabiot non ha mai preso una palla in impostazione, neanche Kenny neanche. Io facevo un esercizio durante le partite, perché le guardavo live con i ragazzi, e facevo questo esercizio qua. Guardate dove prende palla Locatelli, ditemi qual è la linea di passaggio più pulita che vedete dallo schermo. Certo, certo. Ah, il retropassaggio facile, uno scarico sugli esterni, palla lunga. Ma lo vedevi anche nell'europeo, l'Italia era una cosa similissima alla Juve, una squadra con dei concetti deboli, cosa fa? Gioca in orizzontale o gioca dietro, perché? Vai in sicurezza, non ce l'hai la verticale, esatto. Non hai nessuno, cioè tu l'unica cosa che puoi fare è allargare le braccia e dire a chi? Quante volte l'abbiamo visto sconfortato, fare il passaggio di piattone, direi. Poi, in determinati momenti, soprattutto nella seconda parte di stagione, soprattutto in casa, il lancio lungo evitava di farlo, perché al terzo errore poi vai bugugno generale, chiaro. Va bene ragazzi, ecco cosa ci aspettiamo da questo primo impegno della Juventus di Thiago Motta. Test, dai, non è un impegno vero, è una scambata. Speriamo che non si muoia nessuno in campo, ecco, visti camminare.
118 è il caso. Il 118 anche in Germania. Esatto. Sì. VD40 nelle cosce si va. Strano che non abbiamo avuto bisogno del 118 in questi giorni. No, al pelo, Al pelo. Mi ha rischiato, ragazzi. Per fortuna non ho lanciato fiammiferi dentro casa, altrimenti si esplode. Vabbè. Ciao, Willy. Ciao, ragazzi. Ciao a tutti. Ciao. Ciao da Colpo Gobbo.